Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenz Gaming Tonight e qui oggi abbiamo, non ve lo presento come Taco Ivan, ma oggi è USA Cowboy lui. You say cowboy! Sapete già come andrà a finire questa classifica, vero? Ma vabbè, lo sanno sotto sotto anche loro, cioè voglio dire, non è Lo che c'è tanto sapete, non ve lo devo dire, lo sapete. non c'è tanto da discutere. Quindi cominciamo a questo punto, che dire? Primo, sono ordinati, ci sono alcune sfaccettature dei personaggi che prenderemo in esame, ma non le useremo per valutare i personaggi in sé. Ve le nomineremo, tipo Yugi Muto della serie Zero, un pazzo sclerotico. Però è uno dei personaggi più interessanti come protagonista. Cioè, è effettivamente diverso da tutti gli altri. È piacevole da vedere come protagonista. Però allo stesso tempo la stagione 0 è un po'. Nel senso, è carina, ma. Non lo so, la consideri una serie di Yu-Gi-Oh! È un po' la situazione strana. Sì, è una situazione strana, ma anche come anche con Capsule Monsters tu dici boh, Perché Yu-Gi-Oh! ok. È Yu-Gi-Oh! Il franchise? Perché a questo punto direi che Yu-Gi-Oh! Io classifico quelle che hanno il gioco di carte a questo punto. E la Ma stagione 0 non ce l'ha esattamente? e a questo punto mi potresti anche dire ma Yu-Gi-Oh! E mi prendete il manga anche? Quindi io direi la serie Zero, cioè, la classifichi come Yu-Gi-Oh? No, è un esperimento, tutto sommato. Quanto Però mi riguarda è una serie diversa, è un universo alternativo, una serie diversa, semplicemente canonica nella prima stagione. lo Yugi che sta là è effettivamente molto interessante come personaggio. Idealmente, secondo me, finirebbe in una A in questa tier list. O O A o B, sì. A o Probabilmente B. B puramente perché comunque non fa molto, è relativamente Oh, breve. gioca a poker! È che le nostre opinioni probabilmente sembreranno un po' diverse. Puramente perché Luca è più familiare con La serie il italiana. doppiaggio. Sì, vabbè, italiano, ma in generale il doppiaggio occidentale. Mentre io le serie le ho viste tutte quante in giapponese. E tra censura, adattazione e tutto quanto, sono due serie molto diverse in generale, le serie giapponesi E da quindi anche quelle doppiate. gli Quindi atteggiamenti dei diciamo. personaggi cambiano. Sì. Quindi aspettatevi un po' di cose diverse, ma non perché abbiamo visto la stessa serie e siamo autistici io e Luca, cioè magari anche, ma perché abbiamo visto praticamente due serie diverse. Quindi cercheremo di trovare una metà strada per ogni cosa. Cioè, immaginate di avere uno Yugi Muto con una cazzo di pistola in mano puntata al nemico, oppure uno Yugi Muto che punta con il dito. Quale è più minaccioso dei due? Quello che punta col dito, ovviamente. Non lo so, vabbè, Vabbè, comunque. comunque, o uno che dice ti ammazzo, uno che dice ti mando nel regno delle ombre. E li andiamo in ordine anche qua per Sì, stagione. Iniziamo da due assolutamente. Monsters. Iniziamo da Duel Monsters. Allora, devo dire che lo Yugi di Capsule Monsters è praticamente lo Yugi di Duel Monsters, solo che la serie è diversa a tutti gli effetti. Lo Yugi è relativamente interessante come personaggio, perché Yugi in sé per sé è una merda. È il faraone ad essere figo. Onestamente, se stiamo classificando nella classifica, diciamo. Yugi è debattibilmente il peggiore, però Atem è abbastanza figo, Allora, quindi andrei un po' a metà strada. infatti, perché c'è Yugi che è una merda, l'ho detto, il faraone è figo, quindi, cioè, Yugi sarebbe da D, il faraone sarebbe da A, quindi Io lo metterei in B il sì, faraone, in perché B. comunque non è così interessante come personaggio. A metà strada andrei sulla C. Ha dei momenti belli, specie nella versione giapponese, però sinceramente Duel Monsters in generale non è una serie così interessante a livello di personaggi, quindi per me è una C probabilmente. Ah, Lo tranquilli ragazzi, smontateci già nei commenti, tranquilli, tranquilli, non ci buttiamo sentiamo. in B, perché secondo me è abbastanza interessante da Sinceramente al pari della serie 0, praticamente. lo butterei tra la B e la C, personalmente. Per quanto mi riguarda è C più che B. Però più che altro perché devo considerare Yugi e Atem, non solo Atem. Qui era figurato Atem, però ragazzi, cioè, purtroppo Yugi è Yugi, quello là è. Sì, è
carino, però è il tipico personaggio protagonista shonen di fine anni 90, quindi è ritardato, non capisce un cazzo. È lo stesso, ragionamento, il problema è che l'avrà fatto anche su Zexal, ma vabbè. Vabbè, C, onestamente, un C che tende a B, diciamo. Facciamo B, dai, facciamo B, mettiamolo a pari merito con... Facciamo a pari merito con Serie 0. Jaden, allora, adesso, parto io, perché la versione italiana è una merda. È un personaggio senza carisma, è un personaggio sognatore che vuole diventare grande, che entra a random nella scuola, perché entra a random, e poi improvvisamente entra, tutti lo danno come un perdente, poi improvviso vince di qua, vince di là, Bustrinatrix mezzanuda, cioè che da noi in realtà non è mezzanuda, ma va bene. Pistola Spark, Clayman... Allora, Blade Edge! Molto, diciamo, odio bene o male giustificato verso gli eroi a questo punto. Io dico una cosa adesso che molti mi rinfacceranno, però io preferisco molto di più nella serie italiana, Ivan, nella serie italiana, perché la giapponese non l'ho vista, Aster Phoenix piuttosto che a Jaden. Piccola cosa, vabbè, la dico mo' che inizia il video. Ma Atem lo scaliamo in C, secondo me, perché ci sono, se no avremo 3.000 persone nella B. Che se no dopo metteremo 6.000 personaggi nella B e non servirà un cazzo come classifica. Con 5 tier vorrei spalmarle il più possibile. E ho più personaggi per la B e per la D che per la C, sinceramente. C è proprio quello mediocre, ma non brutto, quindi per me... Va bene, dai, va bene, va bene. La cosa del doppiaggio giapponese di GX è che... Credo che le serie di Yu-Gi-Oh! Soffrano un po' di un problema. Generalmente, quasi tutte le serie di Yu-Gi-Oh! In realtà sono decentemente basate sui personaggi della serie, no? Però, quando c'è il doppiaggio, non italiano, in generale, perché purtroppo il doppiaggio su cui si basano tutti quanti gli altri stati, diciamo, occidentali, alla fine è il doppiaggio di 4Kids, quindi quello americano, almeno per le prime serie. 4Kids merda. Che fa cagare. 4Kids merda. Il problema è che si perde tutta la caratterizzazione dei personaggi una volta che c'è l'adattamento in tutte quante le altre lingue. Quindi, cosa vuol dire questo qua? Che la serie per eccellenza basata sui personaggi e basta, che è GX, viene castrata quando viene spostata in... un posto che non sia in Giappone, o quantomeno quando viene tradotto in qualcosa che non sia il giapponese, o almeno quando non viene tradotta fedelmente. Quindi GX, e in particolare Jaden, visto in versione italiana o comunque nostra, diciamo, quando gli manca un'intera stagione, l'ultima tra l'altro, e quando lo rendono sostanzialmente un rincoglionito e basta, fa cagare. Però Jaden del doppiaggio giapponese è sinceramente il personaggio più sviluppato che ho mai visto in una serie di Yu-Gi-Oh! È così cazzo cazzo fatto bene Jaden giapponese, al punto che... Dudai, quindi, vabbè. Al punto che per me Jaden non è il migliore, ma sarebbe tra la A e la S per il doppiaggio giapponese. E se non vuoi, addirittura c'ho un ospite qua per te, quindi adesso un secondo, ti metto una persona nella chiamata che darà un'opinione velocissima su cosa ne pensa di Jaden, ok? Va bene. Dada, cosa ne pensi di Jaden? L'introverso Antonio, la mattina del suo arresto, cantava una canzone. Grazie, Giada, davvero illuminante. Allora, l'hai chiccata! Ok. Yu-Gi-Oh! Jax! Jaden per me è A. Lo dico chiaro che a Jaden in giapponese è facilmente una A, una S. Se vuoi contare la media tra quello italiano e quello giapponese, lo metterei in B. Sì, però voglio far notare anche una cosa che lo metto in B, però. Perché per me è da D quello italiano. quello che ho visto, che ho vissuto io è da D. Punto. Sì, quello italiano è da D, però cazzo è quasi da S,
quello giapponese, quindi metà strada B secondo me ci sta. Un'ultima cosa che non mi piace e che mi fa triggerare un casino è letteralmente l'unico personaggio che lo Yu ce l'ha nel cognome e non nel nome. Quello non l'ho mai capito, no, questo è ingiustificabile, non lo so come cazzo è successa sta cosa. Perché cazzo mi devi chiamare Yuki Muto, Yusei Fudo, Yuma... Yusei Nudo. Yuma non lo so come si chiama di cognome, Yuya nemmeno, Yusaku, e poi c'è Jaden Yuki. Prossimo, vabbè, allora qua ti propongo una cosa, ok? Ti propongo una cosa. Mi ascolti? Sì. Allora, Yusei, noi lo mettiamo in S, non diciamo un cazzo e andiamo avanti. Mi va benissimo, non dobbiamo spiegare. Infatti, la gente capirà da sola. No, semmai giusti, spieghiamo perché, no, perché quelli che... Aspetta. Allora, non c'è da spiegare niente, anche perché la gente che mi dice... fa cagare perché è troppo perfetto come personaggio e la serie fa schifo perché corrono sui motori, non ci capisce un cazzo, quindi chi ci capisce sa per quale motivo sta in esse. Prossimo. Gli altri giocano Orcus, possiamo andare avanti. Prossimo, Yuma. Aspetta, io l'ho definito sempre in un modo Yuma, che praticamente è il reboot di Yugi. Allora, senti, ti spiego la mia teoria del millennio, senti qua. Allora, secondo me... del millennio perché c'entra con... le serie di Yu-Gi-Oh! Vanno a cicli. Cioè, c'è la prima serie che fa un po' cagare, però... tipo, sai... la gente è nostalgica. Dopodiché c'è la seconda serie che è basata molto sui personaggi ed è molto controversa. E la terza serie che è considerata la migliore delle tre. Facci caso! Succedono in tre stagioni. Duel Monsters. GX fai Bees, Zexal, R5, V-Reigns. Luca, cioè, io vivo nella testa della Konami. Cazzo, mi dovrebbero assumere, ma tu ci pensi? Cioè, che cazzo di teoria è? Il problema è, se lo fanno intenzionalmente, perché si vogliono male da soli? Cioè, sì, palesemente, ma dico, cioè, ci pensi? Ah, vabbè, ok. Yuma... no, a me piace Zexal, Yuma non lo so, mi piacciono di più gli altri personaggi di Zexal. Ma lo sai che, cioè, io l'ho detto anche nella tier list delle serie, a me piace di più Astral piuttosto che lui, come personaggio in sé. Sì, Astral è simpatico, mi piace anche a me Astral. Quindi, cioè, lo dobbiamo mettere in C? Però questa è un'altra prova della mia teoria, guarda un po', è un altro protagonista che c'è l'alter ego più forte di lui che l'aiuta. Konami, dove cazzo sono i miei soldi? Ok, quindi... dove lo mettiamo? Per me non è male quanto tutti quanti dicono. Per me è tipo... C. 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 Precisamente quanto Atem. E infatti adesso Yuya, D, perché è una merda! Yuya? Vaffanculo a Yuya, porco... Allora, raga... È ritardato! Arriveranno i fan di Triffa a uccidermi qua. Io me no, ma perché... No, perché tu non stai offendendo i Pendulum. Tu stai offendendo Yuya che gioca gli Ippopotami Rosa. Sì. Allora, raga, partiamo fatto. Uno, gioca Pepe, si deve prendere il cancro. Scherzi a parte. Non mi piace Yuya, raga, mi dispiace, è letteralmente il protagonista di una creepypasta del 2013. È un buffone! C'ha la modalità berserk di adesso sono Shadow! Brrr, e si trasforma. Raga, porca madonna, lo odio Yuya, è il protagonista che mi fa più cagare di tutte quante le serie. È una merda. Sinceramente lo detesto Yuya, credo che sia il più grande palo nel culo della serie Yuya. Cioè, tolto il fatto che R5 per me fa schifo al cazzo, ma tolto R5, tante cose di R5 mi piacciono infinitamente di più di Yuya. Cioè, è una di quelle volte in cui sinceramente ho visto la serie, l'ho guardata per un po', e dopo tipo, non lo so, una stagione o due mi sono rotto il cazzo perché non sopportavo Yuya. Non beh, la cazzo, due stagioni. Una fanfiction di Yu-Gi-Oh! Andavo su Wattpad, non su Vivid. Due stagioni sono comunque
del tempo, ah, tanto tempo, voglio dire. Vabbè, comunque l'ho vista tutta quanta, quindi, capito, mi sento un po'... Ah, ok, però ti dici. Ho visto abbastanza da dire che... proprio non mi piace. Specie perché tutti quanti dicono che le prime due stagioni sono la parte bella di R5. Sì, sono la parte effettivamente fatta meglio. Che non è dire molto. E poi, vabbè, riprende... culo Yuya di... di come Dick, il cazzo che si prenderà in culo tutta la sua vita, affanculo a Yuya. Riprendiamoci un po', dai, Yusaku. Allora, qua c'è da fare la distinzione tra Yusaku e Playmaker. Non mi piace Yusaku. Mi piace R5, ma non mi piace Yusaku. Forse un'opinione un po' controversa. Non ti piace Yusaku? Playmaker? Tu, Luca, ci devo pensare. Allora, Yusaku è un personaggio interessante che effettivamente ha un'evoluzione. Trovo la sua controparte online più figa, ma ragazzi, effettivamente le controparti online dei protagonisti, dei personaggi, sono praticamente tutte più belle che secondo me. Quindi di conseguenza è un personaggio che ci sta. Se vai a considerare Playmaker, io ritengo Playmaker superiore, e Playmaker, dato che è Yusaku tutti gli effetti, va semplicemente ad alzare il suo voto. Io riempirei quello spazio, non è ovviamente Yusei minimamente paragonabile, non è minimamente paragonabile nemmeno alla merda che vedo sotto là, però però Yusaku secondo me ci sta, io lo metterei in A. Poi considerando anche la serie, che ha un bel mood, è bello, V-Rains, quindi ci sta. Inoltre, oh ragazzi, Firewall è fighissimo, quindi... raga, sarò completamente onesto, io sono un po' nella situazione opposta. Secondo me, Yusaku c'ha un po' il problema opposto del dub. Cioè, Yusaku è dibattibilmente, almeno a mio parere, uno dei personaggi meno interessanti dei protagonisti. Lo trovo sinceramente interessante quanto Yuma. però R5 è proprio una bella serie. Il problema è che credo che la gente tenda ad affibbiare molto Yusaku a V-Rains, ma non riesce tanto a distinguere la serie dal protagonista. Il protagonista in sé fa cagare, non mi piace Yusaku. Non è un personaggio particolarmente interessante o sviluppato, e almeno per come l'ho vista io è sempre stato quello che la gente accusa Yusei di essere, se l'ha visto solo 5 episodi del dub. Oddio, ma è piatto! Oddio, ma vince sempre! Non si sviluppa di personalità! Yusei è una cazzata, con Yusaku in realtà è più o meno valida come critica. Effettivamente chi dice che Yusei... chi critica Yusei perché vince sempre troppo perfetto... diciamo che è un pochino fallace come cosa... con Yusaku effettivamente andrebbe detta come cosa, perché Yusaku vince, punto. Lui... è un po' questo il fatto, Yusei non vince sempre, ma quando perde, perde male. Cioè, le poche sconfitte che fa si sentono. Yusaku invece, quando perde, è tipo... ah, ok. va più o meno avanti. Cioè, in generale è più o meno la sua reazione a ogni cosa, è tipo il One Punch Man di Yu-Gi-Oh! Cioè, è tipo il Saitama di Arfai. Di... oh, che palle! Non siamo allo stesso livello di Kaiba che, per non perdere, dice mi voglio suicidare. No, semplicemente chilla fortissimo con Yusaku. Cioè, ed è bellissimo, è bellissimo. Fortissimo su ogni cosa. È bellissimo, è strafottente, se ne è fatto altamente. Non scolpisce... allora, se dovevo valutare quanto è figo, è sicuramente uno dei più fighi. Ma se devo valutarlo come personaggio, per me è tipo una C. Però devi sommarlo a Playmaker. Playmaker, a parte che è più figo, però non è comunque molto interessante manco lui, perché alla fine è sempre Yusaku. Quindi per me lo metterei al limite. No, perché ci sono dei personaggi che a tutti gli effetti... la loro versione virtuale è sensibilmente diversa dalla loro versione in real, tipo... sì, no, capito perché il messaggio è che le persone online sono diverse da come sono nella vita vera. Come intende, come è a passo con i tempi la Konami. Allora, mettiamola così, se dovessi dire, per me Yusaku è peggio di
Yusei è peggio di Jaden giapponese, è più o meno alla pari con Yume Atem, ma nel suo complessivo è meglio di Yume Atem se conti il dub e il sub insieme, quindi lo metterei in B. Però devi dire una cosa, se lo mettiamo in B, in A non c'è nessuno, quindi Yusei sta staccato in S senza nessuna A. Perché c'è, e per chiarire la differenza che c'è tra lui e gli altri, ok? No, poi a parte quello, l'ho detto molto chiaramente, per me in A sta Jaden, semplicemente abbiamo fatto la media tra il tuo e il mio, però Jaden giapponese è a tier, ragazzi. Va, va bene, dai, mettiamo... Schiantate un'immagine finta nell'editing di Jaden, insomma. Mettiamo Yusaku in B e manteniamo Yusei anni luce avanti rispetto agli altri, chi se ne fotte. E infine dobbiamo parlare... di un'altra tier... Metti un'altra tier sopra la S e segnala come Yusei e metti dentro Jaden. Mi è andato in crash il cervello per un attimo. Infine, dobbiamo parlare di Yuga. Buga Buga, lui. Yuga. No, non lo so. Ma è un bimbo del cazzo. È un bimbo del cazzo. Cioè... Non ce la faccio. Allora, Seven se sembra... carino, ma... Io ho tanto preso per il culo questa scelta del... che ho detto sempre, è una cosa che dovrebbero fare quelli che si lamentano di Yu-Gi-Oh!, cioè smettere di giocare a Yu-Gi-Oh! E crearsi un gioco loro. Yuga lo ha fatto, il problema è che... L'assoluto pazzo. Il problema è che non è la soluzione. Palesemente non è la soluzione. Oh, raga! Sto avendo un problema con Zodiac, sto formato. Ah, gioca la magia rapida che stacca tutti i materiali. Meta. Idealmente penso che Yuga andrebbe messo più o meno al pari di... Dai, per riconfermare la teoria, al pari di Yugi Muto e... Yuma. Guarda, secondo me è troppo presto per dirlo, semplicemente. Però lui non ha l'alter ego. Casse. Quindi è peggio. Quindi vaffanculo, vai da Yuya. Infatti, ovviamente adesso la S diventa Yusei, la D diventa Yuya. Ok, perfetto. Ma le tier sono Yusei, A, B, C, Yuya. No, le tier sono Yusei, B, C, Yuya, perché la A non c'è. E poi fanno una sotto Yuya, chiama la R5. Ma dai, ma no! Ok, scherzo a fare, dai, non voglio bullizzare così tanto i fan di R5. Perché ce ne sono veramente? Boh, non lo so, probabilmente quelli che giocano Pendulum. Ma quelli che giocano Pendulum, piace Pendulum, non piace R5. Comunque, niente, il prossimo appuntamento di questa serie, ragazzi, sarà sui personaggi femminili, poi ci sarà sui... Già registrato quello con Fabio. Porca madonna! Poi ci sarà quello sui coprotagonisti e sugli antagonisti e sui rivali anche, dove ovviamente... Quante queste qua? No, devo fare quella coprotagonisti, devo fare quella rivali e quella dei degli antagonisti. Coprotagonisti cosa sarebbe? Tipo... Tristan della serie? Sì, Tristan Taylor. Cioè, i tizi che non sono il rivale non sono la tipa. Praticamente. Sì, praticamente okay. Loro. Crow Hogan, che secondo me è da S. Sarebbe un buon momento per dire che sto testando la tavoletta grafica in questo momento disegnando Crow Hogan. Sì, e se mi vuoi fare una copertina per quel video, ti dico grazie. Credo che sarebbe un po' di parte. Poi non disegno così bene, semplicemente la sto provando. Va bene, quindi noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. E niente, scrivete ad Ivan sotto nei commenti quanto volete la profile di Bo Madolce.